Salve a tutti dal Centro Meteo Italiano. L'intensa fase di maltempo che ha interessato per più giorni l'Italia da nord a sud ha portato il ritorno delle piogge ma anche delle nevicate sulle Alpi. Se la stagione sciistica era iniziata in sordina durante i mesi di dicembre e gennaio, in quest'ultimo mese si sono susseguiti due episodi nevosi alquanto favorevoli e salutari per le nostre montagne. Uno intorno alla metà del mese e l'altro nello scorso weekend. Come risultato possiamo ammirare dei paesaggi mozzafiato tipicamente invernali con neve abbondante e cieli sereni. Qui siamo in Valle d'Aosta, avrete sicuramente riconosciuto il Monte Cervino in una foto di oggi nelle prime ore del mattino. Sulla zona sono caduti oltre un metro di neve fresca dalla giornata di sabato 27 fino alla giornata di lunedì 29. Si scia perfettamente quindi sulle piste di Cervinia come anche su quelle del Monte Rosa. E dalla Valle d'Aosta al Piemonte, dove gli accumuli nevosi sono altrettanto abbondanti, qui siamo in Val Formazza e si supera il metro di neve fresca. Le correnti umide meridionali risultano molto favorevoli per le nevicate copiose grazie alla conformazione territoriale dell'Alto Piemonte. E dall'Alto Piemonte al Basso Piemonte siamo al Cunese, dove la nevicata ha fatto la sua comparsa anche nel capoluogo, anche se di breve durata, mentre si spala tuttora Limone Piemonte per liberare le strade dal paese. Ed infine non poteva mancare una delle località più famose e sviluppate dell'arco alpino. Siamo a Sestriere, dove splende il sole sul manto fresco di neve. Un saluto dal Centro Meteo Italiano, al prossimo appuntamento con altri divertenti video della neve.